al via domenica scorsa a sapori e aromi d'autunno, la rassegna delle eccellenze gastronomiche della terra marchigiana, che come sempre fa da cerniera tra la fine delle manifestazioni autunnali e l'inizio di quelle legate alle festività natalizie. È dal 1988 che questa vetrina dei sapori del territorio si impone come una delle più importanti della regione Marche, con tanti momenti di cultura alimentare e regole per una sana alimentazione e il buon mangiare. Una vera fucina di eventi, sapori e aromi d'autunno a livello regionale e nazionale che mettono in risalto la matrice rurale della città di Fano. Stanno partendo in questi giorni i bandi per il piano di sviluppo rurale per 538 milioni di euro per i prossimi 5 anni, che stanno a significare come l'Europa e la regione credano fortemente nel settore agricolo, in particolare nei giovani, in particolare nei bioagricoltura, ma in particolare anche nella qualità. E sicuramente sapori e aromi d'autunno dimostra come la qualità dei prodotti agricoli da mettere sulla tavola sia sicuramente un'eccellenza. Un programma ricchissimo, come sempre, anche per questa 28esima edizione, da Il Salotto del Gusto al Gran Galà dell'Olio 2015 e poi l'annuale concorso regionale L'Oro delle Marche, riservato ai produttori oleari. La manifestazione proseguirà poi il 27 e il 7 di dicembre con il gran bollito che si terrà al ristorante Montecucco, al quale invitiamo tutti a partecipare, che sarà una serata molto molto simpatica e molto importante, per proseguire poi a gennaio e febbraio con un programma che stiamo predisponendo con il Bacala Fest. Consegnati come da copione nella giornata inaugurale anche i premi Marche Nostre, e quest'anno sono andati alle cantine Bruscia, allo chef Flavio Cerioni, al comitato Stacciola e all'associazione Sant'Elpidiense San Crispine 20 per la sagra dello Stoccafisso.